Allora, Calendarium 2021, una bella esperienza che ha coinvolto un gruppo di lavoro molto affiatato, ognuno si è occupato della tematica più vicina a quella che è la propria sensibilità. Un calendario che è un elemento, un documento prezioso, modello Frate Indovino. Quindi non è un calendario fotografico quanto un documento storico che vuole fare conoscere al pubblico curiosità della città, curiosità che molto spesso stanno andando nel dimenticatoio, quindi nostre tradizioni che vanno dalla cucina alla storia, ai personaggi, non solo quelli illustri, ma anche quelli caratteristici della città di Tropea. Ecco, un qualcosa che servirà a rendere, oltre a fare compagnia ai tropeani e agli amici di Tropea durante il 2021, servirà anche come promozione per promuovere la città per un aspetto diverso rispetto a quello balneare che è conosciuto ai più. La tiratura è una tiratura limitata, sono 1200 copie che verranno utilizzate in parte per promuovere il territorio come segno di augurio natalizio. Un'altra parte verrà messa in vendita per sostenere la locale Pro Loco. Quindi verrà quindi distribuita attraverso la stessa Pro Loco e le edicole e le librerie presenti nella città di Tropea. Quindi pochi numeri, a un prezzo non propriamente basso, anche per dare valore a quello che è un prodotto, a nostro avviso, di grandissima qualità e pregio. Alla elaborazione e alla stesura del calendario hanno partecipato i nostri concittadini a titolo puramente gratuito, dal presidente dell'associazione commercianti al dottore Dario Godano, che è uno storico, il nostro storico sempre vicino all'amministrazione, che si occupa, ecco, di tutti quegli aspetti che hanno a che fare con la cultura e la tradizione tropeana, Andrea Addolorato, il presidente del gruppo folk della città di Tropea, la preside Lento, l'assessore Greta Trecate e il vice sindaco Roberto Scalfari, spero di non aver dimenticato nessuno. Ognuno è Don Giuseppe Vallone, che si è occupato di alcuni aspetti che hanno a che fare con la tradizione cattolica della città. Quindi ognuno si è occupato degli aspetti più vicini a quelle che è la propria sensibilità. È venuto fuori un lavoro di gran pregio e sono sicuro che verrà molto apprezzato dal pubblico.